Alla fine anche i tifosi dell'Avellino, calati in massa al Partenio nella speranza di assistere per il terzo anno di seguito a un miracolo della loro squadra, gridavano Dino, Dino. Si tratta naturalmente di Dino Zoff, che prima ha impedito agli avellinesi di andare in vantaggio, poi ha evitato che pareggiassero. Partita che la Juve adatta alla regola del massimo risparmio, avendo di fronte un Avellino con una sola punta e nelle gambe la fatica di Glasgow. Cosicché, sull'affondo di assaggio, alla loro maniera sorniona, i bianconeri vanno in gol al 18° con una limpida triangolazione sigillata da Virtis. I campioni controllano agevolmente le sfuriate irpine che ai 17 metri si infrangono contro il baluardo difensivo ospite. Quindi gli uomini di Vinicio devono tirare da lontano. Da vicino o da lontano, per il portiere nazionale non c'è differenza e qui effettua una fantastica deviazione su una sventola di Facchini. Ma è la Juve che alla mezz'ora ha la possibilità del raddoppio. Marocchino, che ha fatto cose egregie ma che ha peccato di individualismo, centra per Virdis e Bettega, che a pochi passi dalla linea corregge male. Tardelli non si è mosso molto, ma allo scadere del tempo è parso imprendibile a Valente, che ricorda